siamo qui al Comune, nella sala aggiunta, per parlare un pochettino del nostro prossimo evento che abbiamo qui a Salerno nello stadio Arechi. Normalmente noi vorremmo ringraziare il signor sindaco, il vice sindaco, l'assessore, tutti quelli del comune, perché si rendono sponsore di questo evento internazionale che abbiamo nello stadio. Che cosa intendiamo fare nello stadio? Lodare il Signore, far conoscere il Signore Gesù, che è il Signore. Perché? Noi abbiamo tanti problemi da ogni parte che ci assalgono e ci scoraggiamo, ci avviliamo, problemi di salute, problemi economici, problemi di amore fraterno, problemi nelle famiglie, separazione. Chi può aiutarci a risolvere tutti questi problemi? Certo, non la scienza, perché non c'è mai riuscita e mai ci riuscirà, né i soldi. Con i soldi si possono comprare le medicine, ma non la salute. C'è una sola maniera per poter risolvere i nostri problemi: rivolgerci a colui che ha creato l'essere umano, che sa quali sono i problemi dell'essere umano e può aiutarle a risolverli. Il nostro Dio, Gesù, Figlio di Dio, è venuto in mezzo a noi appunto per aiutarci, guarirci, liberarci dall'oppressione del male e del maligno, e noi vorremmo far conoscere Gesù. Perciò proclamiamo, secondo i dettami del Santo Padre, il Papa, una nuova evangelizzazione, un'evangelizzazione fatta con una nuova forza, un nuovo entusiasmo, un nuovo metodo, tutto che ci dona lo Spirito Santo. E quello che proclamiamo è Gesù, il Kerygma, un Gesù che è venuto sulla terra per amore, ha donato la vita per noi e ci vuole liberare dai mali presenti e dai mali futuri. Perciò un invito a tutti quanti, coloro che ci possono seguire, a incontrare Gesù, colui che veramente può aiutarci e sostenerci. Gesù è la nostra speranza, è la nostra vita, è la nostra salvezza e non ci lascia mai. Lui ha detto: io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli. Io sono amore, il Dio dell'amore. Vi ho amato di un amore eterno e ci ama. E colui che ama è disposto a fare qualsiasi sacrificio per l'amato. Perciò Gesù è sempre disposto ad accoglierci e ci dice una sola parola: quando noi pensiamo che noi non possiamo andare a Lui perché siamo in peccato, Lui dice: io non ti condanno, figlio, una sola cosa ti chiedo, sforzati a non farlo più, perché ti amo. Amen. E che Gesù vi benedica e conceda a tutti quanti voi che seguite e avete visto questo video la sua pace, il suo amore e la sua salute. La città di Salerno domenica 17 alle 9 è lieta di accogliere il 33° convegno dell'Associazione di Rinnovamento Carismatico. È per noi motivo di grande vanto che questo 33° congresso sia fatto qui a Salerno, dove parteciperanno persone di tutto il mondo. Questo carisma di questa associazione, che è legato essenzialmente alla preghiera, e questo ce lo dice anche Padre Francesco quando ha incontrato i carismatici a Roma sull'importanza della preghiera, e ha paragonato la preghiera al respiro di ogni individuo, il respiro che per ogni persona è fondamentale per vivere, come è importante la preghiera per un fedele e anche la missione, e dove ha messo soprattutto in risalto che siamo esseri tutti uguali, anche se abbiamo etnie diverse, religioni diverse, sessualità praticamente diversi, ma siamo tutti uniti. E questo credo che sarà il messaggio che Padre Michele Vassallo, che è il presidente internazionale dell'Associazione di Rinnovamento Carismatico, darà domenica a tutti i fedeli, a tutte le persone che parteciperanno a questo incontro di preghiera. E domenica 17 giugno alle 9 presso lo Stadio Arechi di Salerno.